sono tre questioni. Io ho imparato che quando si chiede voto o si fa battaglia politica bisogna rispondere ad una domanda: qual è la convenienza? La convenienza privata è disvalore e antigiuridicità, la convenienza collettiva è valore e eticità. Qual è la convenienza per votare in Europa e per fare in modo che l'Europa diventi adulta, non più il luogo dove si consumano biscotti bagnati di rum, l'abbondanza di bandiere blu e lunghi viaggi tra Bruxelles e Strasburgo, ma un luogo dove un'istituzione matura, adulta, capace, capiente affronta problemi reali? E allora dico anche a voi, cittadini di questo comune, che devono ritrovare la passione per la politica politica, quando avete patito il dolore della pandemia e sembravamo tutti invalidati, perché la pandemia era più grande dei problemi di salute che può affrontare un solo Stato membro, sapete chi è intervenuto? Non è intervenuto Funari, non sono intervenuti i comici, è intervenuto l'assetto internazionale che sapeva e ha saputo mettere in campo un consorzio di ricerca che trovasse il prima possibile il vaccino. E voi mi dite, vabbè, ma il vaccino si trova. Se fosse ancora l'età di quel bambino che frequentava Battista, Battista mi avrebbe detto, che problema c'è? Dove sta la difficoltà di trovare un vaccino? La difficoltà di trovare il vaccino davanti a quella minaccia pandemica di rottura di civiltà era l'imprendibilità della patologia, la sua trasformazione, la sua metamorfosi costante, e cioè ci volevano soldi, tanti soldi. E allora sapete che cos'è accaduto? Che per esempio è partito un colosso come Dompé, di Sergio Dompé, milanese che opera all'Aquila, ha messo in piedi un consorzio di 17 soggetti e ha detto: noi anticipiamo le risorse, poi ci date la defiscalizzazione e quando noi scopriremo il vaccino, noi vorremmo che il vaccino ci venga brevettato. E col brevetto sapete che succede? Col brevetto bisogna pagare i diritti di brevetto. Adesso voi immaginate, si scopriva il vaccino, ci sarebbe stato il riconoscimento del brevetto e poi bisognava pagare uno per uno coloro i quali utilizzavano i vaccini. Invece è arrivata l'Organizzazione Internazionale dell'Europa, ha detto: sospendiamo la regola del diritto commerciale ed industriale che ha inventato il vaccino, si paghi il diritto di brevetto, perché il diritto alla salute prevale su tutto e soltanto un'organizzazione, permettetemi, sovrastatuale, sovranazionale poteva imporre quella scelta così coraggiosa, anche vedendo che cosa stava facendo l'America di Biden. Quando l'America di Biden ha detto: non esiste che si paghino i diritti di brevetto avendo inventato il vaccino, perché c'è la morte di mezzo, e davanti al rischio della morte il diritto fa un passo indietro e fa un passo avanti il diritto della persona di continuare a vivere. Noi vogliamo un'Europa che si occupi di queste questioni reali, vere, ingrandendo il suo potere, il suo bilancio. Il problema adesso non è che c'è troppa Europa, c'è poca Europa, con un bilancio che va ingrandito. Il bilancio dell'Europa è l'1% dei bilanci degli Stati membri. Noi dobbiamo arrivare ad un bilancio che sia capace davanti ai rischi reali, perché la storia della pandemia, sapete che lezione ci dà? Lo dico a tutti voi che io vi conosco l'uno ad uno. Vi racconto una storia, un grande imprenditore italiano, Carlo De Benedetti, sapete dove sta vivendo adesso? In Portogallo. Sapete dove sta vivendo adesso l'ex amministratore delegato dell'Enel, Starace? È in un luogo iperprotetto della Campania, dove ha tutto, e lui dice: io per 3 mesi riesco a salvarmi laddove ci fosse un altro disastro. Cioè coloro i quali hanno abbondanza personale di risorse hanno più capacità di reazione anche davanti alle rotture di civiltà. Sapete qual è il territorio dove ha colpito di meno la pandemia sul piano della mortalità? La Svizzera, Lugano ed altre realtà. Ma noi dobbiamo organizzare una realtà dei fatti
nella quale le istituzioni sono capaci di garantire diritti ad un numero elevato di persone. Allora noi vogliamo che il bilancio dello Stato Europa sia più grande per prevedere rischi tipo la pandemia, perché la pandemia ci ha dato una rottura di ossa che si può inventare anche in vitro, in laboratorio. Una malattia, un'infezione che può generare ulteriori flagelli. E c'è un articolo del Trattato del funzionamento dell'Europa che dice, e va cambiato quell'articolo, per i problemi di salute, dei flagelli e delle pandemie, prima devono agire gli Stati membri, poi sussidiariamente interviene l'Europa. Noi dobbiamo ribaltare prima l'Europa e poi quello che può fare ogni Stato membro ci mette il suo. Questo richiede la politica, il pensiero, il contrario di Funari, il contrario di quello sciocchezzare televisivo che ha rovinato la democrazia italiana, anche il contrario di alcuni messaggi sbagliati della rete, dove ognuno diceva che poteva sostituire chiunque. Io non mi farei mai operare da uno che domani mattina si autoqualifica cardiochirurgo. Mi vorrei far operare da Marcelletti di Ancona, che è il più bravo riconosciuto tale da tutti. O mi vorrei far operare, se ho un problema pneumologico, dal grande Fernando De Benedetto e non da uno che dice, siccome sono prepotente, mi autoqualifico io bravo come un altro perché uno è uguale ad un altro. Non è così. Noi vogliamo le competenze, la bravura, gli studi. La bravura. Deve tornare anche il mondo della bravura e l'Europa deve rendere facile lo studio a tutti, anche l'ulteriore specializzazione. Noi vogliamo un'Europa che consenta agli aeroporti di funzionare anche se non ci sono milioni di abitanti. Io ho salvato l'aeroporto di Pescara. Io l'ho salvato. E voglio sfidare chiunque. Anche quel giovinastro che viene qui una volta all'anno a dire che lui ha aiutato l'Etnopelo perché ha dato 10.000 euro per le 10 giornate in piedi. C'è un giovinastro, mi ricordo quando fece la campagna elettorale, pose una scala appoggiata ad una parete, lui che la scalava. Qui lui, diciamo, ha preso anche voti e si vanta sventolando 10.000 euro di contributo, come se noi fossimo cittadini di Fontamara. Il sottoscritto è stato sempre votato, ma vorrei fare il conto con qualcuno sui tanti finanziamenti portati qui. Io adesso non governo, sono all'opposizione, ma da ultimo abbiamo fatto finanziare il Ponte Celestino e l'ho fatto finanziare io con 7 milioni di euro. So che c'è qualche cittadino che dice che corrisponde ad un capriccio. Vi assicuro, sono anni che ho messo da parte i capricci. Il Ponte Celestino ci consente di dialogare con Caramanico, che prima o poi tornerà a vivere. E io non credo che tutti debbano specializzarsi come la signora Luisetta, capaci di andare a piedi in 10 minuti a Roccamorice. E né è possibile andare a Roccamorice correndo il rischio di quelle curve così impeditive alla veduta. Ma anche i 750.000 euro per l'autosufficienza energetica della scuola al Bivio, cioè della scuola dedicata alle vittime di Marcinelle. E anche il finanziamento originario porta la firma di chi si è impegnato politicamente, che vi sta parlando. Poi 1 milione di euro l'ha saputo guadagnare il sindaco, la giunta, il vice sindaco, la maggioranza attraverso il PNRR. E anche il PNRR, sapete a chi si deve? In Italia e in Europa, ad alcune forze politiche, altre hanno votato contro o non hanno partecipato al voto. Ed è imbarazzante che oggi ci siano alcuni a Pescara, in Abruzzo, in Italia, che fanno parte di formazioni politiche che non hanno votato il PNRR e oggi vorrebbero prendersi anche il merito. Che cos'è il PNRR? È l'idea di un'Europa che si deve fare carico dei problemi reali quando ci sono rotture di civiltà. La pandemia è una. Due, la guerra. La guerra non sono programmi di Netflix, è reale il sangue di quella gente che muore. Poi vi racconto un fatto in 2 minuti. Così come noi dobbiamo fare sì che l'energia ricominci a costare di meno e l'Europa deve regolare i costi dell'energia, l'Europa, perché è troppo forte l'Enel con i suoi fondi privati che ci sono dentro. Io sono riuscito a chiedere, in ragione del vincolo di monumento nazionale di questo edificio, che l'Enel spostasse i cavi. Adesso lavoreremo, faremo in modo che i cavi dell'Enel vengano spostati dal Palazzo Municipale, poi se sono d'accordo i proprietari, facendo intervenire il vincolo,
che merita il vincolo anche questo edificio, anche se non ha la stessa densità di questo edificio, e poi un altro edificio che meriterebbe il vincolo è il Palazzo Zambra. Ne parleremo un giorno di che cosa è stato Palazzo Zambra a Letto Manoppello. Vedevo l'Enel che provava a reagire con la sua potenza dicendo: vabbè, ma a noi non ci interessa che ci siano i vincoli che deturpano. Ho detto: a noi ci interessa che questo edificio è stato riconosciuto come monumento che ha contribuito alla storia nazionale, alla sua identità, all'elaborazione giuridica ed istituzionale dell'Italia. E si sono dovuti fermare, si sono dovuti piegare. Dobbiamo stabilire regole nel luogo dove si può, ed è l'Europa. Perché i fondi che stanno dentro all'Enel, per una parte c'è l'Italia con il tesoro dell'Italia, per una parte ci sono i fondi internazionali, ci sono i fondi anche nella gestione di autostrade, Autostrade per l'Italia, dopo la vendita di Benetton, è partecipata dal 52% da fondi americani, Blackstone e Macquarie. Ha voglia io a battagliare che i lavori vanno fatti tutti i mesi, anche di notte, tutti gli anni, per evitare che i lavori uccidano la percorribilità di alcune stagioni, perché si sentono più forti delle istituzioni e serve un'istituzione più forte di quella finanziaria. Permettetemi, noi vogliamo che ci sia un'Europa che davanti agli aeroporti minori che non raggiungono il numero dei passeggeri sufficienti, un aeroporto si salva se arriva a 1 milione di passeggeri. L'Abruzzo è partito da 500.000, adesso sta a 780.000, 800.000, ma quella soglia del milione non si riesce a vedere. E allora che deve fare la regione? Partecipare con propri fondi per facilitare l'arrivo di vettori low cost, quelli che prendono i vostri figli, i figli di tutte le famiglie italiane, voli a basso costo incentivati dal denaro pubblico. Sapete che ha detto l'Europa sbagliata del passato? Che quella è una maniera di drogare la concorrenza, perché dicono loro: se partecipa il denaro pubblico a rendere accessibile un biglietto per un viaggio, si vizia la concorrenza del libero mercato e dunque una porzione importante, 3 milioni di voli si garantiscono ogni giorno con i voli low cost, ogni giorno. Se noi rinunciassimo ai voli low cost, perderemmo 3 milioni di voli in Europa, non in Italia, in Europa. Io sono stato tra i grandi sostenitori dei voli low cost e spiegai ad un presidente del Consiglio dei Ministri che andavano tenuti bassi quei costi. Feci ubriacare il titolare di Ryanair, Mr. Ryan, a Don Gennaro, a Piazza Muzzi, affinché capisse la vita reale di quella città che è legata dai voli, e mi disse: bene, baseremo a Pescara i nuovi voli di Ryanair per le grandi tappe dell'Europa. Noi vogliamo un'Europa che si allea fattivamente a favore e non da convincere, non controparte, a favore. Noi vogliamo che l'Europa aiuti anche la vita delle case che oggi sono tutte a rischio, soprattutto nelle realtà sismiche. Il 110 è stata sbagliata come misura, ma sta per arrivare una direttiva di carattere internazionale che si chiama Case Green, che vuole che le case, per essere vendute notarilmente, le case devono essere sicure staticamente, resistenti, risparmiose sul piano energetico, cioè ci vogliono investimenti. Beh, non vogliamo noi che l'Europa si limiti a dire cosa va fatto, ma che finanzi pure. Ecco perché serve un bilancio adeguato, una classe dirigente non improvvisata. C'è una candidata di Teramo, della quale io so tutto, perché è una famiglia significativa, è una famiglia che gestisce Pullman. Io conosco bene il padre, conosco anche lei. E mi dispiace che si sia messa in testa di candidarsi. Perché mi dispiace? Lei in un intervento ha dichiarato che si candida per il Consiglio europeo. Lei si candida semplicemente per il Parlamento europeo. Il Consiglio è un organo che riguarda i ministri degli Stati membri. Uno che fa un errore di questo tipo è come se io dicessi, candidandomi alla provincia l'anno prossimo, che mi candido al collegio provinciale, non dell'ente provincia, ma del Conservatorio Luisa D'Annunzio. Noi invece vogliamo mandare a Bruxelles un gentiluomo come De Caro, che ha preso una città, l'ha trasformata completamente. Andateci a Bari. Abbiamo in comune con Bari il santo patrono, San Nicola di Bari, un grande costruttore di pace. De Caro ha reso quella città tra le più belle d'Europa.
pulita, ordinata, funzionante, e ha anche contenuto le pretese di una certa sregolatezza che a Bari in passato c'era e che va continuato come lavoro. Io sostengo anche Pina Picerno, una donna della zona dell'Avellinese che oggi è vicepresidente del Parlamento europeo, e poi naturalmente Manuela Di Pasquale, che è stata presidente dello zoo profilattico, quell'istituto della sanità animale che noi abbiamo utilizzato anche durante la pandemia, quando avevamo bisogno di verificare, vi ricordate voi, quella lunga stagione di vaccinazione. Votate in Europa e valutate di votare il Partito Democratico e queste candidature. Adesso voglio fare una riflessione sulle emergenze che ha Letta Monopello, che non sono sottovalutate, però sono di là dall'essere risolte. La prima emergenza è la frana. Non è causata da nessuno. La frana è dovuta dal fatto che questa è una località che ha sopra di sé delle alture, la montagna, sotto di sé dei corsi d'acqua. La montagna porta con sé corsi d'acqua anche una certa consistenza, che poi si scaricano a valle, si disperdono nelle sue acque, a volte anche voluminose, e crea fragilità del suolo e del sottosuolo. Noi abbiamo a Letta Monopello un ragazzo di origini sia locali che di Manopello che sa tutto, più di molti, in termini di assetto idrogeologico, Giovanni Ciccone. Io lo voglio dire, siamo davanti in quel caso ad una competenza vera. Poi attenzione a chi magari si vende come competente. Non basta una scrivania, un computer e un contratto di lavoro per diventare né uno scienziato né un gigante. Giovanni Ciccone, messo a Trieste, libera una bravura indiscutibile per quanto riguarda quel tipo di attività. E Giovanni Ciccone sta elaborando, accanto al sindaco, agli amministratori, un dossier adulto per fare in modo che noi risaniamo il nostro sottosuolo. Ci sono adesso allo Stato 6 milioni di euro in cammino, frutto di un'attività istruttoria documentale che risale al passato e anche ad un'attività di monitoraggio. Ma dovete sapere, questa è la verità, che nel 1938 questo paese venne decretato come da delocalizzare. Poi una serie di accompagnamenti parolai stabilirono che non andava delocalizzato. Quando voi vi ricordate nella vostra memoria che la Chiesa venne abbattuta a seguito di danni patiti, o le zone della casa di Zaccagnini, quella dove si chiamava Contrada Fara, lì sotto la zona delle piante di cachi di Zaccagnini, nonno dello Zaccagnini che fa il cuoco, quella zona lì di frana, che è quella che oggi si è ingrandita, sta lì nella sua irrisolvibilità, a meno che noi non abbiamo il coraggio, la forza, la risorsa finanziaria rilevante di fare un tunnel che attragga, recuperi tutte le perdite dell'acqua. Ma è una questione questa che richiede un livello tale di convergenza politica per cui tutto quel modo di fare, di piccole bugie che a volte si ingrandiscono nei paesi, quell'organizzare la risatella sugli argomenti che sono anche impegnativi, va messo da parte e va fatta una riflessione all'altezza, nel momento giusto, con le competenze adeguate, per dire se la galleria va fatta o meno. Vi dico, per esempio, c'è un gentiluomo che vuole bene a Letta Monopello, che ha anche le nostre origini, figlio del popolo, Luciano Di Biase, che è stato direttore dei lavori pubblici alla regione, con competenze riconosciute. Lui ritiene che quella non possa essere la soluzione perché può determinare criticità di reazione del suolo e del sottosuolo. Il maestro professore di geologia di Giovanni Ciccone, il professor Totani, ritiene che quella è la soluzione. Il generale Pietravalle e Manfredi, che firmarono l'atto di finanziamento del primo lavoro che si fece per risanare la zona del benzinaio Vincenzo, quando la SIPES fece quel lavoro che portò con sé il lavoro occupazionale di Luciano Profenna, vi ricordate voi quando ci fu quel lavoro? Il generale di riferimento di via Ulpiano fece una relazione che non serviva la galleria, ma interventi puntuali di cura del cemento con iniezioni di pali nei punti di criticità. Sono due scuole di pensiero. Queste due scuole di pensiero non richiedono lo sciocchezzare, il sorridere o il fare battute. Richiede anche una presa di posizione, perché sarà impegnativa la soluzione.
e io mi auguro che il sindaco possa favorire un dibattito serio, nutrito tecnicamente, per prendere quale delle due strade. Intanto abbiamo 6 milioni di euro per fronteggiare problemi tipo quello di Pierino del Ponte, o la casa di Rino Mancini che è danneggiata, o il punto del fotografo dove si vedono Mariani, rotture che stanno aggredendo, o la rottura di Corso Vittorio Emanuele che sta dividendo in due la strada come se fosse una lattina di tonno. C'è da fare una riflessione, questo è un problema che sta sopra le parti politiche, anche il giocherellare che a volte si fa nei paesi tra liste e listarelle. È una questione seria e noi dobbiamo dimostrare di essere più maturi del 1938, quando il signore che stava qui a studiare era già andato via, ma c'erano i suoi figli e nipoti, c'erano i primi, i successivi De Sanctis, quelli che poi hanno fatto i sindaci, Luigi De Sanctis ed altri, gestirono in malo modo quel dossier, in malo modo, perché nel 1938 noi potevamo avere una soluzione ottimale come l'hanno avuta a Pesco Sansonesco. Chi di voi c'è stato a Pesco Sansonesco e ha visto il rifacimento di un intero paese nuovo con un piano urbanistico straordinario? Ve lo ricordate voi? Per chi c'è stato? Andateci al Beato Nunzio e poi passate a Pesco Sansonesco e vedete la parte vecchia e la parte nuova. Si può mettere mano e si può trovare soluzione, ma è una questione che chiama in causa la politica e non solo il giocherellare. E io mi auguro che il sindaco possa chiamare a raccolta questo livello elevato di riflessione. La seconda grande questione: che rapporto vogliamo avere con Passolanciano, che rapporto vogliamo avere con il Lavino? Evocare Passolanciano significa fare una scelta anche sulla viabilità, perché se arrivano decine di migliaia di macchine non è che il sindaco si trasforma in vigile urbano e dice fermatevi, non passate. Dobbiamo aumentare i livelli di accesso per Passolanciano, cioè la strada di Roccamorice va resa agibile, la strada che dal Volto Santo si ferma va e allungata fin su, dialogando col parco, facendo in modo che il presidente del parco pensi meno alla politica, pensi meno anche ad un altro argomento che io non voglio dire adesso. C'è anche un altro argomento che ce l'ha proprio fisso qui, meno alla politica, meno a questo argomento che ce l'ha fisso qui, e pensi di più ad autorizzare gli investimenti. La terza grande questione è: che rapporto vogliamo avere con il Lavino? Nascerà il Parco del Lavino, non è un fatto di domani mattina, non è una festa di Arrostiland, ci vogliono mesi ancora, mesi e mesi. Sarà un gioiello, sarà lo stesso gioiello che ha goduto Ortona e Francavilla quando hanno scommesso sul Lido Riccio. Qualcuno di voi è andato al Lido Riccio? Sì. Al Lavino diventerà bello come Lido Riccio di Ortona e di Francavilla. Quello che vedete adesso non è niente, è un pigiama riuscito. I 3,5 milioni di euro che sono stati utilizzati con un po' anche di vandalismo realizzatore. Servirà a fare un investimento serio, bisognerà fare un ragionamento con i privati proprietari che arrivano fin sotto. Questo richiede qualità dell'offerta politica e amministrativa. Altra questione, e concludo, mi auguro che l'Etnopello elevi la quantità e la qualità di appuntamenti culturali, elevi. Pesco Costanzo, Rivisondoli si sono piazzati per grandi offerte culturali. Arianna, il sindaco, il vice sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli altri assessori stanno facendo un grande lavoro con i pochi mezzi. Io voglio dare una mano, senza distinzioni di parte, per elevare gli appuntamenti culturali. Io ho già avuto tutto, devo soltanto restituire, perché punto al paradiso, comincio a pensare al luogo dove mio padre ha trovato pace eterna, e tra me e mio padre non ci sono tanti anni di differenza sul piano della consistenza del progetto di vita. Lo faccio perché voglio restituire a questo paese, ma gli appuntamenti culturali devono essere di grande valore, grande, grande valore, non confondendo il volontariato con i rimborsi, quelle cose lì sono disordinate, vanno fatte cose molto ordinate, molto apprezzate. Organizziamo due pullman per andare a Castelbasso, Arianna lo sa il sindaco, per andare a vedere a Castelbasso che cosa accade sul piano dell'offerta culturale, perché questo porterà vitalità ai B&B, ai bar, ai ristoranti. Io ringrazio tutti quelli che in questo paese hanno il coraggio di continuare a lavorare con la determinazione e la bravura che li caratterizza, anche i ragazzi che sono all'ingresso del paese che gestiscono quel bar, e tutti i bar, io non tutti li conosco con esattezza, ma quelli che vistosamente svolgono attività li voglio ringraziare. Concludo con una
battuta che noi dobbiamo assolutamente affrontare. Ha detto Rompelli, è arrivato il momento che abbia anche un luogo per la terza età, per l'età fragile. È una questione anche quella da fare con serietà, non dobbiamo fare un lazzaretto, non un luogo di ricovero di carne umana, ma un luogo dove c'è ancora il sorriso di chi non ha l'autonomia di vivere. Si può fare. Anche su questo dobbiamo ragionare, vedendo quali edifici possiamo recuperare. Ne cito uno. Con i genitori avevo ed ho un buon rapporto, spero che non si offendano. C'è un edificio, ha detto Rompelli, che sta lì, sembra quasi chiamarci. È l'edificio di Narcisa. Si chiama Narcisa. Narcisa. Quell'edificio sta lì, sembra che ci chiami. Non ha ancora la sufficiente capacità di ospitare. Ma quello è un edificio che può cominciare ad organizzare ospitalità con un imprenditore che ha le risorse per investire in questo campo, evitando che costi l'inverosimile l'arrivo di un anziano lì che non ha più la forza di famiglia per gestire quel tipo di appuntamento. Questa è la frontiera della nuova amministrazione. Su questo livello va organizzata la competizione. Ho sentito cose, ragazzi, francamente 30 anni fa non sarebbero stati quelli gli argomenti, 20 anni fa ho sentito degli appunti che vanno resi più impegnativi. La palla del confronto politico deve essere più elevata. Più elevata, per esempio, come organizziamo una società di straordinaria bravura che gestisca la terza età? Vi dico dove l'hanno fatto. Prendete la macchina, vi organizzo un autobus, andiamo a Castel del Giudice e vi faccio vedere che cosa hanno fatto lì per la terza età. Tutte le famiglie hanno partecipato ad una società in maniera tale che poi questa gestisca la terza età e l'età fragile. Castel del Giudice, l'ultimo paese a confine tra Abruzzo e Molise. Io una volta ho portato quel sindaco. E poi accanto a questo per i giovani hanno fatto una società che fa succhi di frutta. Inattivo, tutte e due, inattivo. Inattivo, inattivo, non come diceva Becci della Camera di Commercio, inattivo. Ultima annotazione e davvero ho finito. Personalmente chiederò, quando il Consiglio Comunale si sarà consolidato, di occuparmi del cimitero. Non devo fare l'assessore, il consigliere, niente, dall'esterno. Tenete conto che nel comune di Abateggio il notaio Gianni Di Pierdomenico, che è uno dei più bravi notai del distretto, figlio del popolo, primo al concorso, ha scritto nello statuto del comune di Abateggio che il presidente della Proloco siede in consiglio comunale con diritto di parola. Allora, io non sarò mai presidente della Proloco. Però, diciamo, forse il diritto di dire una parola in consiglio comunale forse la potrei avere dentro una certa procedura. Voglio aiutare il sindaco ad attivare una procedura che rigeneri il cimitero, facendo in modo che la recinzione del cimitero sia non un pericolo per chi ci va. Io vado al cimitero due volte alla settimana, come molti di voi. Ho un bel ricordo delle donne vestite di nero che andavano al proprio marito che pernottava all'interno di quella città dei santi che si chiama il cimitero. Vorrei portare luce a quel cimitero. Oggi un comune con i fondi di bilancio non ha possibilità di fare lavori degni di questo nome, a meno che non si faccia un project financing, che quando l'ho fatto a Pescara io feci un paradiso, ma mi stavano sparando. Dopodiché riuscì con le parole a spiegare che quella era l'unica strada. Quindi il project financing, cioè il ricorso ai privati, non si può fare, risorse nel bilancio dell'ente locale non ci sono, finanziamenti per i cimiteri lo Stato non ne dà, l'ultimo che finanziò come ministro un certo Salvatore Aldisio siciliano. Dobbiamo inventarci un sistema. Io ho una certa idea e ne vorrei parlare, non ne parlo adesso perché non voglio che sia un argomento di campagna elettorale, però vi dico, è un tema che deve accomunare l'una e l'altra parte. Per il resto, davvero buon lavoro. Sento il dovere di dire che Letto Rompelli può svolgere una grande funzione anche nel progetto Città della Maiella, una grande funzione, perché Letto Rompelli ha da dire, se guarda il suo passato e il suo futuro. Stasera fra un'oretta arriverà una mail al sindaco dove finalmente diventiamo proprietari anche di un importante edificio che non va reso oggetto, diciamo, di decisioni superficiali, ma deve essere il luogo dove l'offerta culturale, identitaria, artistica, artigianale trova collocazione. Quel bene vale 1 milione di euro,
lo comprammo nel 96 come provincia, finalmente fra un'ora un atto entrerà nella sua posta istituzionale e diventa di proprietà del Comune di Rialto Nocera. Ma non deve diventare un altro locale pieno di niente, deve essere un locale pieno di tutto che racconti l'identità di Rialto Nocera. Se si viene qui e si dice che questo è il paese della pietra, da qualche parte si deve vedere che questa pietra c'è, vistosamente. I Pietrales sono bellissimi, come dice il sovrintendente Collettini e la rettrice dell'Università Giovenale della Sapienza, ma anche altro che può nascere o che può raccontare il passato. Quell'edificio al bivio, che risanò anche situazioni difficili di realtà economiche locali, è bene che torni ad essere il luogo dove si espone il grande valore che ha prodotto le mani, i pollici prensili degli artigiani di Rialto Nocera al presente e al passato. Buon lavoro e forza Rialto Nocera.